Ragazze e ragazze, bentornate sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite, che vi aspetto anche su Instagram MikiMakeup79, ma come al solito sotto nell'info box trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social, quindi vi aspetto anche lì. E video sui profumi come ogni venerdì, come cerco di fare ogni venerdì. Scusate la voce, ma sono un po' influenzata. E oggi vorrei cominciare a parlarvi dei nuovi profumi che ho acquistato questo mese. Ne ho presi 5, come vi ho detto anche al video prima di questo. Oggi parliamo di due Chanel che ho comprato in questo periodo, e sono: uno è Gabrielle di Chanel e l'altro è Allure Sensuel di Chanel. Queste sono le scatoline dei profumi, sono 100 ml, tutte e due 100 ml. E direi di iniziare da Gabrielle. Ecco qua la bottiglia. Gli accordi principali di questo profumo sono agrumato, floreale bianco, legnoso, dolce, floreale giallo, muschiato. Anche se le barrette si fermano a dolce, quindi diciamo le cose principali sono sicuramente agrumato e floreale bianco tra tutte quelle che ho elencato. Allora, Gabrielle di Chanel è una fragranza del gruppo Floreale da Donna, è una nuova fragranza. È stato lanciato sul mercato nel 2017, il naso di questa fragranza è Oliver Polg. Le note di testa sono mandarino, pompelmo e ribes nero, e le note di cuore sono tuberosa, ylang ylang, gelsomino, fiori d'arancio e pera, peperosa e mughetto, mentre le note di base sono sandalo, muschio, cashmaran e iris. Appena togliamo il tappo si sente tantissimo che la profumazione comunque è balsamica, davvero molto. E anche la parte comunque agrumata si sente tanto, sarà anche questa che gli apporta appunto questa parte balsamica, perché comunque nella testa andiamo a trovare il mandarino, il pompelmo rosa, il ribis e il ribes, ma anche nel cuore c'è il fiore d'arancio che gli dà appunto questo aspetto agrumato, balsamico, ma comunque davvero molto molto dolce. Si sente tanto e appena lo spruzziamo la frutta. È un profumo che comunque cambia molto durante il tempo, ma la parte predominante sicuramente è quella della tuberosa, che gli dona la parte floreale, la parte della tuberosa, e quindi lo rende davvero molto femminile, molto sensuale come profumo. È buonissimo, è davvero molto molto buono, vero Micia? Eccola qua, eccola qua in piccetta. È un profumo che sto adorando indossare, perché comunque è davvero molto femminile, molto sensuale. Comunque rimane un pochino fresco grazie a questa parte di agrumi e di frutta che troviamo nella testa, quindi comunque gli apporta freschezza, lo rende comunque abbastanza intenso, sensuale, ma comunque leggero grazie a questa testa fruttata. Come vi dicevo, comunque è un profumo che tende a cambiare durante le ore, perché dopo un po' che lo indossiamo esce fuori la parte della base, che è quella molto calda, molto intensa e dolce, dove troviamo il sandalo, il muschio, il cashmeran e anche l'iris che ritroviamo, e quindi che accentua ancora di più la parte floreale di questa profumazione. Davvero molto bella, sensuale e assolutamente femminile, decisamente femminile. È una femmina comunque romantica, ma sempre un po' per me questa è una profumazione studiata per la donna di questi tempi, appunto è un profumo moderno del 2017, quindi è stato studiato apposta per la donna che ama mettersi in gioco, la donna comunque romantica, ma comunque, quindi è per la donna intraprendente, la donna che si cura di sé, una donna dinamica, ma comunque romantica. È un profumo bellissimo che amo indossare tra tutti, è quello che preferisce mio marito, perché lui comunque tende ad amare un po' le profumazioni che hanno un po' di freschezza al suo interno.
È davvero molto bello e sensuale, quindi io poi amo tantissimo la tuberosa, è una nota che adoro nelle profumazioni, la trovo davvero super femminile e intensa, infatti questo è un profumo sicuramente intenso e sensuale, ma comunque sempre discreto, non è uno di quelli che può dare fastidio e quindi mi piace tantissimo anche per questo. E lo sto portando tanto in questo periodo, ma trovo che il meglio di sé lo darà sicuramente nelle stagioni, nella stagione primaverile, sicuramente è una cosa che perlomeno è mia personale. Comunque è davvero bello e un profumo che sto amando tantissimo. Poi come vi ho detto io, se amo un profumo lo metto sempre, sia d'inverno che d'estate, non guardo molto a questo, però se dobbiamo un po' classificarli, questi penso che sia sicuramente un profumo molto primaverile, adatto alla primavera perché ha un bellissimo bouquet di fiori, anche se la base è comunque molto calda e importante. È un profumo comunque da avere e sto amando davvero tantissimo, troppo troppo bello e viva Chanel. Adesso invece parliamo di Allura Sensuel, eccolo qua. Allora, gli accordi principali sono speziato caldo, legnoso, patchouli, talcato e balsamico. Allure Sensuel di Chanel è una fragranza del gruppo orientale floreale da donna. Allure Sensuel è stato lanciato sul mercato nel 2005. Il naso di questa fragranza è Jacques Polge, lo stesso? No, sempre Polge però, vedi, mi ricordavo qualcosa. Le note di testa sono patchouli, mandarino, pesca, bergamotto e pepe rosa. Le note di cuore sono iris, gelsomino, rosa turca, rosa bulgara e frutti essiccati. E le note di base sono labdano, spezie, sandalo, lavanda, vaniglia, vetiver, ambra e patchouli. Ritroviamo qualche cosina in entrambi le profumazioni, tipo nella testa anche qui troviamo il mandarino e il bergamotto, il pepe rosa questo ce l'ha nel cuore, lui ce l'ha sempre nella testa. E ritroviamo il gelsomino anche qui. L'iris però, sì, questo qua l'iris ce l'ha nella base e lui nel cuore. Quindi c'è qualcosina, qualche nota simile, però questo è sicuramente molto più intenso, ha una piramide olfattiva molto più complessa rispetto a Gabriel. È molto più caldo, si sente tantissimo la parte speziata di questa profumazione che, come vi ho detto in altri video, io amo in questo periodo, quindi è uno speziato caldissimo, davvero perfetto per questo periodo. Si sente anche tantissimo la parte legnosa di questa profumazione. Appena lo spruzziamo si sente un po' la parte balsamica, sempre dovuta alla testa fruttata e comunque mandarino bergamotto che gli vanno a donare questa parte fruttata. Si sente sempre un pochino il pepe rosa e molto di più in questo rispetto a quello. E sarà perché ha tante spezie al suo interno che l'accentuano ancora di più. Il cuore è molto floreale, sicuramente, quella parte che gli dà appunto sensualità e femminilità e lo rende davvero qualcosa di meraviglioso. Io tra i due questo lo amo molto di più perché, sapete, il mio amore verso i profumi speziati e caldi, poi al patchouli, a questa base è davvero importante perché troviamo le spezie, il sandalo, la lavanda, la vaniglia, il vetiver, l'ambra e il patchouli che lo rendono davvero super avvolgente. Avvolgente era perché vetiver giustamente lo rende avvolgente, quindi super avvolgente, super caldo, è veramente una cosa unica, un profumo super sensuale, intenso. Lo sto amando alla follia, mamma mia, è pazzesco, mentre questo rimane sempre un po' più delicato e quindi portabilissimo, magari anche per il giorno. Questo qui è molto invadente, lascia la scia, si sente tantissimo, anche se questo che ho io è un eau de toilette, ha una durata pazzesca, un'intensità davvero molto molto forte e sicuramente non è adatto per chi lavora in posti con altre persone. Oddio, è talmente bello che io me lo metterei comunque perché non è che dà fastidio perché fa schifo, è un profumo che fa schifo, anzi è talmente bello e sensuale che non passi inosservato sicuramente indossandolo perché è intenso e super femminile. Io lo sto amando alla follia.
ha tutto ciò che amo questo profumo, anche se al suo interno ha diversi tipi di rose. Non sono quelle rose fastidiose, stucchevoli, che danno fastidio. Sarà che unite al gelsomino, all'iris e anche ai frutti essiccati lo rendono, la parte floreale la rendono davvero molto intensa e non è sicuramente quella che si sente, si avverte di più nella profumazione, si sente molto di più che è una profumazione speziata, dolce e alla fine quando sta per svanire dopo diverse ore, perché comunque sono entrambi profumi che hanno una buonissima durata, assolutamente, rimane quell'aspetto talcato unito al legnoso che adoro alla follia, che mi fa pensare anche a qualcosa di molto pulito, di bello e mi fa proprio inverno, cioè questa profumazione è sicuramente una profumazione che se la metti estate non è adatta, ma mentre prima vi ho detto che se per me alcuni profumi vanno bene e se mi piace lo metto sempre, questo sicuramente d'estate diventerebbe un po' troppo pesante, un po' troppo invadente, questo sicuramente è uno di quelli che può essere utilizzato soltanto quando fa freddo perché è davvero molto intenso, molto caldo e avvolgente, quindi sicuramente non adatto per le stagioni fresche, però è un profumo bellissimo, sensuel. Il nome Sensuel racchiude proprio il cuore della profumazione, che è sicuramente molto sensuale, molto femminile e avvolgente, quindi una meraviglia da avere in questo periodo, quindi ve lo consiglio. Sono profumi che amo follemente, diversi tra loro sicuramente. Questo è un po' più sbarazzino, un po' più leggero, un po' più fresco, questo è un po' più romantico, questo sicuramente mi rispecchia molto di più. E mi ritrovo molto di più verso questa profumazione, è una profumazione che amo e che tante di voi che mi seguono so che ameranno perché si rispecchia, cioè abbiamo un po' gli stessi gusti, quindi sono sicura che è da sentire e da avere questo profumo, soprattutto in questo periodo che fa un po' più freddo e che ci piace, insomma, farci riscaldare e avvolgere da profumi caldi, speziati e intensi. Comunque Viva Chanel sono due profumazioni che sto amando alla follia, sicuramente hanno un prezzo ai costi, adesso che li ho cercherò di trovare anche magari qualche profumo low cost che gli somiglia o che si avvicina molto a loro e poi magari vi faccio un video, vi faccio sapere insomma cosa comprare e quali profumi acquistare che somigliano a questi due, vediamo un po' se riesco a trovarli. Quindi mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati sul mio canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, basta cliccare al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella in modo che vi arriverà un'email ogni volta che andrò a pubblicare un nuovo video. La prossima settimana metterò anche il video sui rossetti per questo periodo che mi è stato richiesto dalle ragazze, quindi mi raccomando, state sintonizzate, aspettatevi il video sui rossetti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia, vi consiglio questi profumi perché sono veramente bellissimi, ovviamente per persone diverse, e questa per una ragazzetta, questo diciamo una donna un po' più matura, ecco, e un po' più sensuale, che ama comunque profumi abbastanza invadenti, perché questo sicuramente lo è molto di più rispetto a lui. Comunque bellissimi entrambi, io spero che la mia recensione vi sia stata d'aiuto se volevate un'opinione su queste due profumazioni per acquistarle poi in vista dei regali di Natale. Sono regali molto molto graditi. E niente, come al solito spero che vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Se li avete provati, se avete provato questi profumi, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commentini. Sapete che è sempre un piacere leggervi. Io vi mando un bacione grande, vi auguro un buon fine settimana e se vi va, ci vediamo la prossima volta. Ciao! Feel just like a rock star.